Ciao a tutti, sono Luca del gruppo Amici della Montagna di San Giovanni Lupatoto. La prossima escursione che vi proponiamo si terrà sabato 22 febbraio 2014 e sarà una ciaspolata notturna nella nostra Lessinia. Il punto di partenza è Segadiana e da qui raggiungeremo la cima del Cono d'Aquiglio. In particolare partiremo in un villaggio San Michele, nei pressi di Segadiala, a circa 1200 metri di quota, e da lì raggiungeremo la cima che si trova a circa 1545 metri. Il percorso si snoda lungo la Via Bianca che segna il confine tra il Veneto e il Trentino. Passeremo in fianco alla Spluga della Preta per raggiungere poi la vetta. Da qui possiamo vedere a sud Verona illuminata in versione notturna, a ovest possiamo vedere tutto quanto la catena del Baldo e ad est il gruppo del Carega con tutto quanto l'altopiano della Lessinia. La partenza prevista è alle 16:30 presso il parcheggio antistante alle poste di San Giovanni Lupatoto. Da qui ci porteremo in macchina fino a Segadiala per poi lasciare le macchine al villaggio San Michele alle Fratte. Da lì cominceremo a ciaspolare intorno alle 18 circa e termineremo la ciaspolata verso le 22:30. Alla fine della ciaspolata è prevista una cena presso il ristorante albergo Monti Lessini, lì in zona dove potremo mangiare delle specialità trentine. Il dislivello totale da compiere è di circa 500 metri, non ci sono particolari difficoltà, l'unica cosa bisogna portarsi un abbigliamento abbastanza caldo e delle bevande calde, possibilmente anche qualcosa di energetico per affrontare un po' la fatica della salita. Mi raccomando, non troppa cosa da mangiare per evitare di rovinarsi l'appetito per la cena. Vi ricordo che altre informazioni utili le potete trovare sul nostro sito internet all'indirizzo www.gruppoamicidellamontagna.org, oppure potrete venire a trovarci a San Giovanni direttamente in pizzeria da Gianni il giovedì sera verso le 21. Ciao a tutti, vi aspettiamo numerosi e alla prossima gita!